Un saluto a tutti i gentili telespettatori di Teleacras. Siamo in compagnia di Ian Thompson, giornalista culturale del Financial Times, nonché traduttore di Sciascia in Inghilterra e scrittore. Mr. Thompson è qui per un incontro organizzato assieme al giornalista e scrittore Matteo Collura per commemorare i 22 anni appunto senza Sciascia. In realtà è stato organizzato in occasione del 90° anniversario della nascita di Leonardo Sciascia. E allora, Mr. Thompson, potremmo cominciare col parlare di quello. Che senso, diciamo, ha questo incontro, questi 22 anni senza Sciascia? Ma per noi in Inghilterra, devo dire, non tanto, perché Sciascia purtroppo è un scrittore quasi sconosciuto da noi in Inghilterra. Al contrario, un altro scrittore siciliano, per esempio, Camilleri, con l'ispettore Montalbano, è molto più letto di Sciascia. Anche se io ho tradotto tre libri di Sciascia in inglese, direi che, il tempo di Sciascia deve avvenire ancora, non è arrivato da noi proprio come scrittore. Qui in Italia questa commemorazione è molto importante perché Sciascia non è stato per niente un scrittore regionale, provinciale, usa lui la Sicilia come metafora per spiegare cose in Italia, ma anche forse in Europa intero. Quindi questo piccolo paese di Racalmuto, dove lui è nata e dove sono stato stamattina, è diventato essa stessa una specie di metafora per l'Europa. Cosa che spinge, mi chiedo, un giornalista inglese che si interessa di letteratura italiana, cosa che lo spinge a interessarsi a uno scrittore come Leonardo Sciascia, che come dice lei è poco conosciuto in Inghilterra e quindi diciamo è un po' fuori mercato? Sì, nel caso mio, io ho cominciato a leggere Sciascia nel 1984, quando ho vissuto a Roma all'epoca, e per varie ragioni ho avuto un incidente e mi sono finito in ospedale a Roma, dove il chirurgo mi ha dato un libretto a ciascuno il suo, di un certo Leonardo Sciascia. Prima di questo non ho mai sentito nominare il nome. Quando è stato a rileggere questo libro, mi ha colpito subito, questo è un grande scrittore, ma scrive Sciascia in italiano così conciso e preciso che lo trovo molto difficile tradurlo, perché non c'è spazio di fare errore. Non è come tradurre Umberto Eco, per esempio. Sciascia no, mi ha colpito come un grande scrittore. Io direi che per me Sciascia è sempre stato un scrittore. Ovviamente siciliano, ma italiano italiano, e quindi le radici di Sciascia, anche se sono qui in Racalmuto, sono in Europa per me. È un scrittore di un'universalità tale che non mi stupisce che lui è molto letto in Francia, per esempio, anche in Spagna, però non ancora in Inghilterra. Ma sotto questo punto di vista, lei ha scelto, diciamo, comunque ha tradotto alcuni libri, se vogliamo, particolari anche in Italia per Leonardo Sciascia, nel senso che non sono i romanzi a cui canonicamente l'italiano collega Leonardo Sciascia. Uno di questi è Morte dell'Inquisitore, un altro è La strega e il capitano. Perché proprio questi che non sono romanzi e non sono saggi, che sono dei libri a parte, appunto? Sì, poi l'altro libro è Cronachette, che sarebbe una raccolta di racconti inchiesti, cioè storia che fa una mista di storia e invenzione. Probabilmente la casa editrice in Inghilterra, per cui ho tradotto questi libri, ha parlato con Sciascia e Sciascia lui stesso ha scelto questi tre libri per essere tradotto in inglese. Probabilmente perché gli altri libri sono stati già tradotti. E poi anche forse perché tutti questi libri hanno un sfondo saggistico, sono racconti inchiesti, appunto, come ho detto prima, e che forse magari Sciascia ha voluto introdurre questo altro tipo di scrittura, l'inglese, non lo so. Comunque io credo che anche i libri, che sono ovviamente romanzi di Sciascia, hanno sempre questo sfondo saggistico, no? Il giorno della civette, che è stata pubblicata nel 61, a ciascuno il suo, Todomodo, il contesto, sono tutti libri con questo sfondo saggistica. Quindi non è che io vedo una grande differenza tra questi tre libri e gli altri. In un certo senso tutti i libri di Sciascia formano un libro.
Io mi chiedo piuttosto un'altra cosa in relazione a Sciascia e l'Inghilterra. Sciascia, anche pur essendo uno scrittore, se vogliamo, dalle potenzialità letterarie universali, è considerato ad errore a volte, è catalogato nella letteratura di genere del cosiddetto giallo, no? Sì. Ora, l'Inghilterra, diciamo che non è povera della tradizione giallistica, ha avuto nomi come Arthur Conan Doyle, ovviamente. Vorrei sapere, in questo senso, perché allora magari Sciascia attecchisce, mette radici più difficilmente, pur essendo un giallista, in Inghilterra, dove il giallo comunque è ancora seguito, ancora un seguito del pubblico. Certo, ma il giallo non è un genre, non è italiano, è anglosassone, soprattutto inglese, americano. Tutti questi gialli, Conan Doyle, che ha menzionato prima, con Sherlock Holmes, hanno tutti una soluzione, hanno tutti una risoluzione, cioè non è rimasto un mistero, cioè quello che è colpevole è catturato, messo in galera. Questi libri di Sciascia no, probabilmente lui è stato influenzato dal grande romanzo di Gadda, che è Pistacciaccio Brutto sulla via Merulana, dove c'è questa disarmonia, pristabilità, invece dell'un chiarimento verso la fine, verso l'insoluzione, no, c'è un'obscurazione, c'è un'offuscazione, offuscazione delle cose. E magari per questo Sciascia è un po' difficile per noi inglesi, perché noi di solito piacciono i gialli che hanno un'insoluzione, ma forse l'Italia è un paese con tanti gialli irrisolti. Diciamo che in questo senso Camilleri forse attecchisce più al gusto inglese perché ha molti gialli risolti, Sciascia meno. Ma ora mi chiedevo, lei oltre diciamo, a occuparsi di Sciascia si è occupato anche di Primo Levi, del quale ha scritto una biografia, ed è in ogni caso un grande conoscitore della letteratura italiana. Cosa l'ha portata ad avvicinarsi alla letteratura italiana e quanto la letteratura italiana è diffusa in Inghilterra invece? Sì, se noi stiamo parlando di Sicilia, Pirandello ovviamente è conosciuto, molto conosciuto in Inghilterra. Nel caso mio, quando ho lavorato a Roma negli anni 80, ho cominciato allora di fare varie interviste, ho scritto vari saggi sugli scrittori italiani, Natalia Ginzburg, Italo Calvino, Primo Levi, Leonardo Sciascia. È stato sempre un interesse mio personale. Poi in Inghilterra c'è sempre questo amore per l'Italia che è cominciato nell'Ottocento con il Grand Tour, no? Quelli inglesi che viaggiano in Italia. E poi questo, per ragioni storici, direi che noi amano la cultura italiana, amano l'arte, il cibo, il cinema e anche la letteratura. Qua in Italia si parla spesso di crisi dell'editoria e crisi del libro, un po' perché magari i grandi mezzi di comunicazione di massa portano il lettore ormai o il cittadino medio fuori da quello che è il contesto del libro, si preferiscono letture rapide o la televisione che è un mezzo di più rapida fruizione. Mentre a quanto pare le nuove tecnologie in Inghilterra, da noi c'è una forte polemica sulle nuove tecnologie, sul fatto che il libro venga convertito adesso in formato digitale. Come sta affrontando invece l'editoria inglese questa situazione di digitalizzazione del libro? Dunque, tutte le case editrici inglesi sono molto preoccupate della rivoluzione che è successo nella musica, con questo iPod, una specie di piccolo telefonino da cui si può ascoltare la musica. Questo ha distrutto l'industria musicale e noi stiamo aspettando per un Kindle, una specie di libretto elettronico, per fare la stessa cosa sul libro, però non è successo questo fino adesso, perché il libro, al contrario al disco, no, è un oggetto molto più antico, è stato con noi per secoli, quindi io sono ottimistico, non credo che i libri spariscano così velocemente da noi. Lei non pensa che anche autori, diciamo, meno diffusi e meno conosciuti, anche come Leonardo Sciascia, avrebbero oggi magari un vantaggio nella diffusione più semplice di un testo attraverso il digitale? O pensa che invece sarebbe più facile che si perdano nella confusione di tutti i libri che verrebbero?
Direi che nel primo luogo Sciascia scrive i romanzi, i libri abbastanza corti, sottili, quindi non è che si porta guerra e pace con noi, no? Non è Tolstoj in questo senso. E quindi probabilmente Sciascia durerà anche per questo, perché scrive i libri molto conciso, molto preciso, che sono facilmente leggibili, che si comunica subito il messaggio. No, io non credo che sparisce lui, spero di no. Bene, ora tornando al tema principale, quindi all'incontro di commemorazione per Leonardo Sì. Sciascia, lei lo terrà insieme a Matteo Collura, che come abbiamo Sì. detto è scrittore agrigentino, giornalista del Corriere della Sera e biografo importantissimo di Leonardo Sciascia. Volevo sapere com'è avvenuto l'incontro fra lei e Matteo Collura. Dunque, Matteo Collura ha scritto una bella biografia di Sciascia, del maestro di Galpetra, che io poi ho recensito per il Times Literary Supplement, cioè un supplemento letterario del giornale Times, a Londra nel 1997, se non sbaglio. E credo che dopo questo Matteo si è messo in contatto con me e poi è cominciato diciamo, un'amicizia letteraria. Che adesso è finito qui, proprio in questo studio. Ma Ecco, continua stamattina. nel corso degli anni lei ha detto di essere già venuto in Sicilia, in particolare è venuto una ventina di anni fa ad Agrigento. Nel corso, dopo 20 anni, sta vedendo una Sicilia diversa da come l'aveva vista un tempo, ora sta avendo anche modo di vederla in altra maniera? Ma sì, io sono stato ad Agrigento nel 1989, l'anno in cui è morto Sciascia. No, i tempi sono ancora lì. Non vedo che c'è una Immutabili. grande non vedo che c'è un grande cambiamento ad Agrigento centro proprio. Sicuramente, come da noi in Londra, ci sono molto più extracomunitari che mi sembrano ben inseriti nella società italiana qui in Sicilia, che è una cosa buona. Altre cose che sono cambiate, francamente, io non ho visto queste cose, però so che Agrigento è cresciuto enormemente, cioè questi paesi, queste piccole città di satellite che circondano la città, io non l'ho visto ancora, però so che ci sono questi cambiamenti. Lei ha detto di essere stato appunto stamattina a Racalmuto e proprio Racalmuto Sciascia lo considerava il proprio osservatorio. Diceva che in quel piccolo paese, i poche migliaia di abitanti, lui poteva vedere in piccolo l'intero mondo e raffigurare l'intera umanità. Ora, io volevo sapere, sempre per chiudere su Leonardo Sciascia, di tutte le letture che ha fatto della vasta bibliografia di Sciascia, cosa pensa che sarebbe utile portare nel suo paese come messaggio? Perché penso che la letteratura, diceva Leonardo Sciascia, insegna agli uomini su sé e sul mondo, lo diceva nella Strega il Capitano. E io vorrei sapere cosa invece Leonardo Sciascia, cosa lei vorrebbe portare del messaggio di Sciascia in Inghilterra, nel suo paese? Ma direi che è molto sbagliato vedere Sciascia come un uomo che ha visto tutte le cose subspecie mafia. Lui certamente parlava della mafiosità della mafia qui in Sicilia, ma il soggetto grande di Sciascia è il malessere umano, da cui la mafia è soltanto uno dei vari, dei numerosi sintomi. Quindi per me è un scrittore grande appunto perché lui non è per niente regionale, ma non è il primo che ha visto Sicilia come un metafora, perché nell'Ottocento, nel 1787, lo scrittore Goethe è venuto in Sicilia e diceva lui che se non ha visto la Sicilia non ha capito niente di Italia, perché la Sicilia è la chiave di tutto. Quindi forse questo è il messaggio, la Sicilia è la chiave di tutto. Bene, ora per chiudere sul suo lavoro professionale, io ho già citato che lei si occupa di letteratura italiana, che si occupa di Leonardo Sciascia, che ha fatto una biografia su Primo Levi, ma lei ha pubblicato recentemente un altro libro di cui mi piacerebbe parlasse, The Dead Yard, mi piacerebbe che ne parlasse ai nostri telespettatori anche per conoscere il lavoro globale di Ian Thompson come giornalista e come scrittore.
Sì, questo libro ha niente a che fare con la Sicilia, si tratta di un'indagine che ho fatto sulla relazione tra Inghilterra e uno dei X colonia di Inghilterra, cioè in questo punto, in questo esempio Giamaica. Quindi è un libro che si tratta dei problemi sociali in Giamaica oggi, e questi problemi si sentono anche a Londra, perché a Londra, dove sono nato io e dove vivo adesso, c'è una grande comunità giamaica, e questo libro è una specie di indagine sulla cultura giamaica in Inghilterra e che cosa ha dato a noi a Giamaica e che cosa Giamaica ha dato a noi in Inghilterra. Quindi ringraziamo Ian Thompson, salutiamo i nostri telespettatori e vi invitiamo a questo punto, anche a chi ci segue in streaming dall'estero, ad acquistare, per chi appunto non conoscesse l'italiano, chi è all'estero e chi è incuriosito, le traduzioni di Ian Thompson su Leonardo Sciascia, nonché i libri di Ian Thompson. Ringraziamo tutti.